bene avere delle persone con cui condividere, sai. Perché le cose che ho dovuto affrontare... Brava, hai ragione. Non vorresti farmi vedere dalle altre persone vulnerabili, cioè... Le altre persone possono farti soffrire, io non voglio. Quindi io preferisco far soffrire gli altri prima che gli altri possano far soffrire me. Infatti, tipo, io ho chiuso un sacco di rapporti, un sacco di amicizie. E non va bene che chiudi. Non va bene che chiudi. No, infatti questa cosa qua che io dico... Io anche nelle altre cose, io dico, io non posso amare. Cioè, io non posso essere amata, perché è come se io non potessi... tu puoi essere amata. No, invece no, nel mio cervello io non posso essere amata. Il fatto che io sia stata adottata significa che qualcuno non mi voleva, cioè... Non ti voleva, non ti ha voluto all'inizio. Ho detto, io vedo in lei. Senti, ma... Io vedo in lei tipo una roba sbagliata. Ascolta. E quindi preferisco non averla. Quindi io ascolta, mi amore. Come se fosse un po' sbagliata. Poi io non lo faccio vedere, cioè dico, io sono perfetta, io sono bella, sono di qua. Faccio la... Nessuno mi può scalfire, faccio un po' la montata. Però tipo io penso, oddio, se mi hanno comunque lasciato, significa che non mi tu volevano. Sai, cioè non ero così importante, motivo. Non ero ascolta. Abbastanza. Queste può darsi che erano disperate e non sapevano come fare in quella situazione. Oggi tu sei amata, hai una famiglia che ti adora. Io ho paura di sta cosa della vocazione, mi fa una paura del... Di vocazione hai paura? Ho paura. Ma tutti abbiamo vocazione. Io non voglio ricevere una vocazione e diventare una suora. In sto posto qua mi fa paura, anche già solo l'arredamento, quindi pensare di... Non voglio avere una vocazione, io voglio essere una persona... Ma comunque tu sai che c'hai una vocazione? No, non me lo dire. Ma sai che cosa? Tu non sai che significa vocazione? Tu puoi avere vocazione per matrimonio. Tu non devi avere paura. Però dico, poi inizio a pensare quando uscirò da qua, come mi dovrò comportare. Ah, un bel pensiero. Che cosa pensi quando uscirai da qua? Che dovrei allontanarmi da determinate persone. Bella però, idea questo. Visto che questi sono amici miei cioè da tanto tempo, capito? Sono persone con cui ho avuto difficoltà e mi hanno parato il sedere. Sono persone che mi sono state vicine nei momenti difficili. Cioè, questi sono i tipi di amici che, capito, mi stanno vicini. Non è che vanno e si divertono senza di me, loro pensano anche a me perché siamo tutti un gruppo. È una cosa bella. È una cosa bellissima, solo che loro fanno cose che io non voglio più fare. Perché a loro piace bere tanto. Ah. E io voglio smettere di bere. Oppure diminuire. Già una bella intenzione che tu dici che vuoi smettere, no? Certo. Una cosa bellissima per la tua salute prima di tutto. Esatto. Io voglio diminuire soprattutto, ma poi un giorno anche pure smettere, perché non mi serve niente. È per questo. Una cosa che non serve bisogna lasciare fuori. Andiamo, vediamo se loro hanno finito. Sì, penso di sì. Bisogna prendere solo le cose che sono belle e poi aiutare a vivere, non rovinare la vita. Non lo so, in generale, cioè... Allora ma perché? Ma devi scoprire che cosa ti turba. Tutte le cose che facciamo, cioè tutte le attività che facciamo in qualche modo mi turbano tipo dentro proprio, cioè... Hai contatto. Che Dio mi voglia dire qualcosa, ma io non... Allora non... devi ascoltarlo. No, ma non è quello, che io non... Cioè... Non è che ho delle basi fondate per dire che Dio mi vuole dire qualcosa. C'ho semplicemente paura che Dio mi voglia dire qualcosa. Cioè, non devi generale... avere paura, perché tu non sai che cosa... Se ti vuole dire, non ti preoccupare. Arriva un momento che lo capirai da sola. Io pure volevo avere la famiglia. Il mio primo desiderio... No, ma me lo dire, capito? Quello mi fa arrabbiare. Sì. Perché cavolo, io... Cioè, perché ti fa arrabbiare? È questo che mi fa spaventare.